Credo che nelle ultime due partite qualche errore lo abbiamo fatto, però poi alla fine è sempre l'episodio e quel pizzico di fortuna che ti aiuta a vincere oppure sfortuna a perdere una partita. Non abbiamo fatto tantissimi gol, però quelli che abbiamo fatto ci hanno sempre permesso di portare a casa punti e risultati positivi, e questo può far solo bene. È chiaro che noi dobbiamo sempre cercare e lavorare per migliorare gli aspetti che ci riescono meno bene. In altri abbiamo fatto pochi errori, vedi Pordenone abbiamo perso, col Teramo qualche errore l'abbiamo fatto, siamo stati bravi e fortunati, e anche domenica in occasione del palo a traversa c'è stato quel pizzico di fortuna che bisogna sempre riconoscere e mai dimenticare. Noi facciamo discretamente bene la fase difensiva, riusciamo bene a chiudere gli spazi e dobbiamo migliorare, come ovvio che sia, la fase di possesso nella metà campo avversaria. Ho sempre detto che sono molto attento ai numeri, sono molto attento alle fasi dell'anno, alle partite, a quello che succede in queste partite. Fino adesso, ovviamente, le statistiche, che sono sempre credibili, dicono che facciamo bene un certo tipo di discorso, un certo tipo di fase difensiva, e questo ci fa piacere, però non è che ci possiamo cullare su questo, dobbiamo lavorare sempre. Noi non possiamo abbassare l'attenzione, sono tutte fasi che devono sempre essere sollecitate, ci devi sempre lavorare, devi sempre avere la massima attenzione, questo che intendevo. Sono situazioni difensive che basta. E ci è successo col Pordenone un minimo errore e magari prendi un rigore e perdi la partita. Lei ha sempre detto che studia molto l'avversario e gioca anche sull'avversario. Abbiamo visto spesso uscite a prendere il vertice basso. Domenica è capitato a voi, cioè sono andato a prendervi a un uomo già donato per evitare la costruzione, quindi l'hanno un po' messo sotto gioco. Ormai questo significa che la Fermana è talmente una squadra matura e temibile che bisogna andare a giocare sulla Fermana. Beh, io credo che sicuramente, come io osservo e guardo parecchie partite degli avversari, i miei colleghi fanno altrettanto. Sapevamo di questo tipo di situazione perché loro giocavano con un trequartista, Arlotti, e quindi avevamo lavorato in settimana per cercare di fare le uscite sui terzi nostri, in questo caso Sarzi e Scrosta, e il gioco doveva iniziare da lì perché centralmente loro facevano tanta densità, si chiudevano bene. E quindi non era facile, dovevamo cercare di fare gioco sulle fasce. La vittoria per 1-0, questo è un grande segnale, una squadra vera, compatta, forte. Di solito si dice sempre una squadra forte e vince sempre 1-0, non so se sei d'accordo. Sì, ma sono cose che osservo, mi fa piacere che succedano, però non dobbiamo, ripeto, è una caratteristica di questo gruppo, è una caratteristica di quest'annata, ma credo che anche altre volte, anche in passato, questo è successo. Lavoriamo in una certa maniera e il campo ci dà ragione, perché poi alla fine dei conti, l'ho detto anche domenica, quello che conta soprattutto in certe fasi del campionato è vincere. Io credo che un allenatore debba sempre avere la visione totale del gruppo di lavoro che ha, delle caratteristiche dei giocatori che ha, e in base a quello cercare di far giocare o mettere in campo la squadra nel miglior modo possibile. Io credo che sia una caratteristica che ha questa squadra, che predilige ovviamente essere attaccata, ma questo non vuol dire lasciare il campo agli avversari, lasciare l'inizio del gioco per poi poter avere ripartenze e spazi. Questa domenica il Pordenone ha vinto a Trieste con un piede in meno. Che effetto ti fa pensare che solo la Fermana, oltre ai Neroverdi, è riuscita a stare prima in classifica? E poi siete stati, credo, il peggior avversario qui in Pordenone, perché avete rischiato di fare 15, loro hanno sempre segnato tutte le partite, tranne che con la Fermana andata. No, è sicuramente una squadra forte che merita la posizione di classifica che ha, e ha fatto anche una grande partita, soprattutto il primo tempo.
Noi li abbiamo messi in difficoltà con le nostre caratteristiche. Quando tu giochi con la prima classifica in casa, non concedi un tiro in porta, tu hai due o tre occasioni e alla fine recrimini ampiamente, anche se fosse stato un pareggio, questo può essere solo positivo. È chiaro che noi le due partite che abbiamo fatto col Pordenone sono state molto intense e molto buone. Il ministro ha dato un ruolo su palla inattiva, no? Che era un cruccio magari dell'anno scorso, quest'anno invece la metà dei gol tutti da palla inattiva sta diventando un fattore. Sì, sì, ti chiedo una prima cosa. Devo fare sempre quella. No, noi lavoriamo soprattutto il giorno prima della gara, mezz'ora, 40 minuti sui calci piazzati, quindi quando poi si realizza qualcosa fa piacere. La scommessa è sempre valida, quindi oggi dovrò pagare quello che rispetto. Ieri, mister, per caso hai visto Gubbio Ternana? Sì. Come ti è sembrata? Soprattutto magari la Ternana che dovremmo affrontare. Beh, è una partita chiaramente sentita da tutte e due le squadre, è partita molto meglio il Gubbio, poi dopo il gol la Ternana è uscita fuori, globalmente credo sia stato un risultato positivo. La Ternana ovviamente in un periodo un po' così, quindi è chiaro che si fa fatica a farle giocare, si fa fatica a essere sereni quando in una piazza così importante hai qualche momento di comandamento. Coloro che possono insediarvi per i playoff vi incontrerete entrambi in casa, non saranno decisivi questi punti di rete secondo te? Ma decisivi non credo, molto importanti sì, molto importanti perché sono scontri diretti, quindi sicuramente portare via punti a quelli che ci stanno dietro può essere solo un vantaggio, però manca ancora per quanto riguarda la Ternana parecchie partite, con le spese c'è ancora una settimana di tempo, quindi. Però è chiaro che sono avversari che se riusciamo a batterli è importante. E domenica mister non è che vai al Benelli? E adesso vediamo, ci siamo un po', vediamo un po' quello che. Perché chiaramente no, è il prossimo avversario, è la bis Pesaro, no? Ci saranno anche degli ex, ti faccio una domanda, no? Abbastanza curiosa, una domanda sul ruolo di Petrucci, no? Che sta facendo molto bene, no? da quarto a destra, no? Nel 3-4 fantasia. Te lo chiedo perché nelle ultime sei partite dell'anno scorso proprio tu l'avevi testato, che avevi visto? No, io credo che sia un giocatore molto importante per la categoria. È molto bravo, ma questo non lo dico io, lo dicono i numeri, a saltaluomo, partendo qualche metro dietro può già avere la faccia rivolta all'avversario e quindi già è a metà dell'opera, se poi viene in corsa diventa molto difficile contrastarlo, ecco perché anch'io avevo pensato di farlo giocare un pochino più dietro. Che il ragazzo lo conosciamo tutti, un ragazzo che è disposto proprio a fare tutto per la squadra, quindi è un ragazzo che ha qualità sia umane che tecniche e l'ha fatto con me bene e lo sta facendo tuttora bene anche a Pesaro, anche se domenica mi sembra hanno cambiato il sistema di gioco, quindi giocava un po' più alto. Ci sono stati dei miglioramenti in questi ultimi anni e è frutto, ecco, dalla disciplina comunque che metto durante gli allenamenti, come tutti i miei compagni, come che mettiamo durante gli allenamenti, questa voglia di migliorarsi, questa voglia comunque di essere protagonisti e poi alla domenica, ecco, vengono fuori tutti i frutti di quello che facciamo durante gli allenamenti. Ecco, il doppio passo lì magari è meglio che mi è rimbalzata la palla un po' male, dopo l'ho persa. È meglio che. Perché non è il campo per te? No, è molto, troppo duro per me, sì. Io ho più per campi un po' più pesanti. Ma forse anche tu hai anche capito che restare in C ti serviva qualcosa in più, ulteriormente, cioè nel senso che il fisico c'era, la corsa, tutto, però serviva anche saper fare quel passaggio in più. Sì, sono d'accordissimo, hai detto una cosa giusta. Quanto per la Serie D comunque la fisicità bastava, comunque eri sopra la media, qui invece bisognava fare un salto di qualità e quel salto di qualità richiedeva
essere un po' più pratici con la palla tra i piedi, essere più, un po' più di qualità, diciamo, aumentare la qualità di base che avevo già. E in questi ultimi due anni mi ci sono concentrato abbastanza e ecco, spero che i risultati siano stati soddisfacenti. 100 partite, insomma, che emozione, hai scritto su social network, no? Però, insomma. Sì, nei social mi piace dare spazio solo quando ci sono dei momenti importanti della mia vita, e come lo faccio anche per i tatuaggi che voglio che rimangano indelebili nella mia pelle, lo faccio anche tramite i social, e domenica mi sembrava un'opportunità giusta, perché raggiungere le 100 presenze con questa maglia sono state veramente una grande soddisfazione, sia personale che a livello di gruppo, tutte queste persone che mi hanno affiancato in questi anni. Ti responsabilizza quella maglia ancora di più, anche per gli obiettivi della società? Sì, sono sincero, mi responsabilizza, mi piace prendermi responsabilità, sono una persona a cui piace la responsabilità, quindi me le prendo volentieri, però sono anche orgoglioso di prenderle, perché comunque quando hai più responsabilità vuol dire che hai più, cioè più responsabilità hai e più sei importante, diciamo, no? per la squadra, per la società, per l'ambiente, e quindi me ne faccio carico volentieri. Pronto per il playoff? Speriamo di sì, dai, io adesso parlare di salvezza ormai è ipotecata, quindi non ne parliamo più, bisogna parlare di un prossimo obiettivo. E il prossimo obiettivo che tutti abbiamo in testa e per cui daremo veramente l'anima è questo benedetto playoff, perché ci garantirebbe di alzare quell'asticella ancora di più rispetto a quello che avevamo fatto l'anno scorso. Ogni anno, come dico sempre, siamo stati molto bravi a aumentare sempre le nostre performance dal primo anno che sono qua, e vi assicuro che non è facile, perché migliorarsi sempre nella vita, non solo nel calcio, nella vita non è facile, perché devi ripartire da zero, devi avere motivazioni, devi avere comunque sia un grande spirito di gruppo, d'appartenenza, e mentalmente devi essere molto forte. E questa Fermana, diciamo, ha un carattere veramente d'acciaio. Senti, 100 presenze, no? Ti chiedo qual è stata la più bella partita a livello di squadra e la più bella partita personale che ti ricordi per 100? Una, te ne dico 4, dai, te ne dico una, non è possibile dirne una su 100 partite. A livello di squadra, cioè a livello proprio di prestazione tecnica, ti dico quella di San Nicolò, quella Fermana San Nicolò, che ci fece capire di poter vincere il campionato. E a livello, poi ce ne sono di belle, c'è Pordenone quest'anno, a livello di gruppo, a livello di sofferenza è stato un qualcosa di inimmaginabile, perché veramente lì ho visto veramente gli occhi della tigre da parte di tutti, uno spirito di sacrificio enorme proprio. Sul personale, certo, il gol allo Zini di Cremona non me lo dimenticherò mai, uno stadio così importante. E poi Coppa Italia, sì. E poi Fermana-Teramo, che ribaltammo il 2-0 iniziale col 4-2, lì penso che feci una partita importantissima e metto anche quella. Però ce ne sono altre, anche il pareggio di Reggio Emilia, il MPI Stadium, ce ne sono tante. Vincere per 1-0, cioè, è più un sintomo di umiltà o proprio avete una vostra forza che vi permette di accontentarvi ma mantenendoci, non fermare? No, io penso che noi non è che partiamo le partite per vincere 1-0, noi partiamo le partite per vincere. Poi ovviamente in base a come si mette la partita noi sappiamo bene gli schemi da utilizzare. Ovviamente se riusciamo ad andare in vantaggio è normale che poi la squadra prova a fare un gioco, diciamo, più di contropiede e quindi difendersi accuratamente senza, diciamo, rischiare tanto e agire di contropiede. Però ecco, noi partiamo le partite per cercare di vincere più reti possibili a poche, però succede che vinci 1-0,
va bene uguale. Anzi, potrei pensare ad 1-0 della Fermana che è un 4-3-4-2, ma proprio per caratteristiche strutturali della squadra. Sì, sì, caratteristiche nostre, una mentalità, diciamo, nostra, una mentalità, diciamo, che non che evidenzia, penso che siamo la miglior difesa del campionato in questo momento, sta ad evidenziare che siamo una squadra che comunque è molto solida nel reparto difensivo, però io non voglio chiamare reparto difensivo, io lo chiamo fase difensiva, perché viene prima dagli attaccanti, centrocampisti, difensori, è una fase completa di squadra, quindi i meriti vanno distribuiti a tutta la squadra di questa impermeabilità. Quando riescono dal campo esausti e vengono sostituiti forse più loro che lì in mediano, o che davanti si fanno un lavoro orizzontale? Davanti si corre tanto in tutti i reparti, noi siamo una squadra che corre tanto, diciamo, in generale, quindi i meriti di questa miglior difesa e di questa impermeabilità che c'ha la squadra, solidità, tanto anche da fuori siamo visti come una squadra molto solida, ostica da affrontare. Secondo me vanno divisi tra tutti i settori.